Sì, grazie Presidente, per l'intervento. Io oggi in questo momento non volevo intervenire, ma volevo intervenire dopo sull'ordine del giorno presentato dal consigliere Pelonzi, chiaramente con firma del Movimento 5 Stelle, mio e della Ficcardi, ma sono tenuto per forza di cose, insomma, ad intervenire perché quello che ho sentito dai colleghi di Fratelli d'Italia veramente mi sconcerta molto perché loro sanno benissimo che in realtà quella delibera di iniziativa popolare è una delibera irricevibile perché va in contrasto netto con le norme nazionali. L'avvocatura si è espressa con grande chiarezza su quella delibera che noi diciamo a livello di principio accogliamo totalmente. Ma non possiamo chiaramente votarla favorevolmente perché sia l'Avvocatura sia il Dipartimento Ambiente all'epoca si sono espresse non positivamente. E l'Avvocatura, come ha scritto, come ha citato appunto sulla spiegazione, insomma, ecco, su il parere che ha dato, è stato un parere legato a delle norme nazionali molto chiare, dove i comuni possono regolamentare il servizio a trazione animale, ma non lo possono vietare. I comuni, come cita l'articolo 70 del servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte, è molto chiaro. L'articolo 1 cita espressamente che i comuni possono individuare i percorsi adibiti per le botticelle, ma non può eliminare questo servizio. Allora io mi chiedo qui oggi, in questa giornata del 3 maggio, come mai però la vostra collega Brambilla, che tanto sventola chiaramente il vessillo del benessere animale, non ha presentato nella sua carriera ventennale un disegno di legge che potesse in qualche modo stralciare questa norma e anche la norma del 15 gennaio del 92 o quella del 30 aprile del 92 proprio sulla trazione animale. Perché non ha stralciato queste norme nazionali? Questa è una domanda che mi sovviene. Io, vedete, ero silente e volevo ascoltare gli interventi, però gli interventi sono reali quando vengono dal cuore e sono sinceri. Quando è populismo e quando si cerca di accaparrare qualche voto dalle associazioni, che ripeto noi sposiamo perché la nostra sindaca ha firmato l'accordo con le cinque associazioni, veramente questo mi sconcerta. Ecco, io vi ricordo, colleghi, che stralciare queste norme richiede pochissimo tempo per un deputato. Infatti, il nostro collega Paolo Bernini, il 9 giugno del 2017, ha presentato un disegno di legge proprio per stralciare le norme nazionali che ho citato poc'anzi. Perciò, vedete, basta semplicemente togliere la parola trazione animale. È molto banale come disegno di legge. È un disegno di legge che è anche più corto di un ordine del giorno, sono veramente cinque parole. Allora io mi chiedo perché in tutti questi anni Fratelli d'Italia e il centrodestra non abbiano però fatto quello che oggi dicono con fermezza, perentoriamente e con grande diciamo con grande accoramento, insomma. Ecco, questo veramente ci tengo molto e mi lascia perplesso e anche sconcertato, insomma, ecco, degli interventi sia del collega Figliomeni collega De Priamo. Però veniamo a monte. Allora noi abbiamo compreso tramite l'avvocatura e tramite esperti che queste norme nazionali impediscono ai comuni di vietare questo servizio. Allora cosa ha fatto l'amministrazione Raggi? Perché l'amministrazione Raggi ha veramente a cuore il benessere animali, anche perché ha fatto un bando per legalizzare i canili comunali, cosa che il centrodestra non è riuscito a fare nei suoi 5 anni alemanniani. Ecco, noi abbiamo compreso tramite gli avvocati che il comune può individuare dei percorsi alternativi. Molto semplice, noi con l'assessorato all'ambiente, l'assessorato alla mobilità e anche il gabinetto della sindaca, perché vedete la sindaca Raggi non ha un cuore freddo come forse voi oggi avete disegnato, ma lei ci tiene veramente ad eliminare le botticelle. Ecco, noi abbiamo redatto questo regolamento che sposta i vetturini dalle strade
nei parchi e nelle ville storiche. Diciamo, lo spostamento è molto semplice, ma anche matematico, si può comprendere con grande semplicità. Questo comune ha inoltre individuato tutti i percorsi per garantire il benessere animale e allo stesso tempo ha inserito nel regolamento una norma che prevede ai vetturini la riconversione dell'attuale licenza in licenza taxi, cosa che Alemanno sbandierava ma purtroppo non c'è mai riuscito. Ecco, anche questo ci lascia veramente perplessi. Io vi dico oggi in quest'aula, già l'ha citato la mia collega Ficcardi, il regolamento sulla trazione animale verrà protocollato l'8 maggio, perciò l'8 maggio finalmente avremo un regolamento, che poi chiaramente approderà in aula, che sposterà definitivamente le botticelle dalle strade ai parchi. Perciò questo, vedete cari colleghi, è un'azione rivoluzionaria, è un'azione che i comuni in 20 anni, il comune di Roma in 20 anni, non è mai riuscito a fare. Ecco, il Movimento 5 Stelle in 1 anno e mezzo ci è riuscito. Allora, il discorso è questo: c'è una volontà politica ferma che vuole arrivare ad un obiettivo. L'obiettivo lo stiamo raggiungendo con un regolamento molto preciso, molto puntuale, con la collaborazione anche di associazioni, di cittadini e di avvocati. Vedete, noi quelle associazioni che hanno presentato la delibera, queste autorevoli associazioni che noi stimiamo, abbiamo detto a loro che questa delibera era irricevibile, purtroppo, e che comunque non era nemmeno emendabile, come ha citato il collega del Partito Democratico. Perciò siamo costretti, per forza di cose, a dare un parere di astensione, perché se noi in questo momento dovessimo dare un parere positivo, oggi pomeriggio o domani mattina quella delibera di iniziativa popolare verrebbe immediatamente impugnata dai legali dei vetturini. E che cosa andremmo a risolvere? Praticamente nulla, cioè diamo un segnale politico ma non salviamo però la vita dei cavalli. Allora cosa vogliamo fare noi? Vogliamo fare un atto concreto per risolvere quella questione o vogliamo fare un atto politico soltanto per dire io voglio eliminare le botticelle? Ma non si può fare, anche perché il comune dovrà sborsare molti soldi, molte finanze per poi chiaramente ricoprire questi ricorsi. E chiaramente questi soldi, queste finanze sono dei cittadini. Allora noi vogliamo anche sperperare le risorse del Comune di Roma? No, non credo proprio. Noi siamo fermi su questa volontà, abbiamo fatto questo regolamento e finalmente l'8 maggio verrà protocollato. Poi inoltre mi sovviene dire che Alemanno sì, ha costruito le stalle a Villa Borghese, poi utilizzando anche dei fondi molto cospicui di Roma Capitale, pari a 1.200.000 euro, perciò utilizzò dei fondi pubblici pari a 1.200.000 euro per costruire delle stalle che oggi non sono nemmeno utilizzate e nell'epoca Alemanno né nell'epoca Marino sono state utilizzate. Allora qual è stato il senso di quelle stalle, io mi chiedo, collega De Priamo, qual è stato? Perché non, per ora non c'è stato. Allora questa amministrazione deve coprire chiaramente questi buchi, deve risolvere chiaramente queste scelte che le amministrazioni precedenti hanno fatto, dando chiaramente un utilizzo alternativo a queste stalle, ricordando inoltre che quelle stalle sono state anche oggetto chiaramente di indagine, perciò sono state anche messe sotto sequestro. Questo è importante dirlo, è importante ribadirlo. Ecco, oggi noi usciamo con la coscienza pulita, perché semplicemente non spostiamo il problema da qui a 20 anni, come voi avete fatto, ma lo spostiamo da qui all'8 maggio. Bisogna aspettare soltanto 5 giorni. Io spero che quando poi approderà il regolamento in aula, io spero che ci sarà l'unità di tutte le forze politiche, come ha fatto il consigliere Pelonzi, che ne prendo atto, ha fatto un intervento serio politico, ma che chiaramente va dove le normative ci indicano, e questo è importante ribadirlo, e non il populismo che oggi Fratelli d'Italia sta facendo per accaparrare qualche voto, forse il 50%, so che chiaramente scontenta, anzi il 4%, allora cercano di aumentare qualche votarello in più, ma non è così che si fa politica. Grazie.